Buongiorno, vi ricordate che vi ho letto il resoconto delle battaglie di Giosuè, le battaglie che lui ha combattuto per cercare di conquistare dei pezzi di terra, perché poi di questo si trattava. E all'interno di queste battaglie erano citate i cosiddetti cinque principati dei Filistei, cioè le capitali di questi cinque principati, che erano appunto Gaza, Ashdod, Ashkelon, Gat ed Ekron. Ricordo che erano anche i luoghi in cui c'era traccia degli ultimi giganti, cioè degli ultimi anachiti di cui appunto ho parlato nel video precedente, e Golia era proprio Golia di Gat. Tra l'altro, se prendete una cartina di Israele, queste cittadine le vedete tutte, questi centri abitati li vedete tutti nominati, si trovano nel giro di pochissimi chilometri e facevano parte di questa enclave filistea contro la quale Israele ha dovuto combattere per parecchio tempo con alterne vicende. È curioso che appunto proprio adesso, in questo momento, questa rappresenti un po' la striscia di Gaza, cioè la parte ancora con la quale Israele continua a combattere. Sono passati ormai 3.000 anni e ci si trova nella stessa situazione. Dico nella stessa situazione perché in effetti combattono per dei pezzi di terra, veramente per dei fazzoletti di terra, e lo facevano già allora. Di Ashdod ricordo anche un altro fatto: è il centro abitato nel quale i Filistei hanno portato l'Arca dell'Alleanza dopo che sono riusciti a conquistarla nel corso di una battaglia. L'hanno tenuta per un po', ma forse perché non sapevano usarla o non so per quale motivo, quest'Arca dell'Alleanza ha cominciato a esercitare le sue influenze nefaste, quindi ha prodotto, diciamo, delle patologie, delle malattie, dei buboni, per cui è stata spostata in varie città e ogni volta si ripeteva lo stesso tipo di problematica, per cui poi è stata definitivamente restituita agli israeliti. E ad Ashdod, tra l'altro, c'era anche, così come a Gaza, il tempio del dio Dagon, cioè dell'Elohim Dagon, che è uno degli Elohim conosciuti dalla Bibbia. La cosa curiosa è che, secondo una delle interpretazioni, si trovano anche nei dizionari, Dagon si chiamava così forse anche per una certa sua forma, o che so, forse un abito che rivestiva che ricordava un po' la coda del pesce. E chi studia la mitologia sumero-accadica ricorderà gli Oannes, cioè i famosi uomini pesce che uscivano dall'acqua con queste tute che ricordavano appunto le squame dei pesci e che istruivano gli uomini. Ecco, Dagon, almeno in una delle chiavi di lettura del suo nome, delle interpretazioni che vengono date di questo personaggio, ricorda un pochettino gli Johannes. Gatto, già detto, appunto c'era Golia, ricordo che era abitata da giganti, ce lo ricorda la Bibbia, che erano dotati di 6 dita per ogni arto. L'ho letto l'altra volta quando l'autore biblico, curiosamente, vuole essere sicuro di essere ben capito e dice 24 dita in tutto, quindi vuol dire veramente non mi sono sbagliato, avevano veramente 6 dita per ogni mano e 6 dita per ogni piede. Dicevo appunto che combattevano per dei fazzoletti di terra. Ad esempio, nel libro di Giosuè, nel capitolo 17, si parla di una di queste lotte per la conquista del territorio che poi veniva assegnato alle varie tribù man mano che riuscivano a conquistarsene dei pezzettini, esattamente come avviene adesso, e dove lì poi si installavano perché lo dovevano colonizzare. Ad un certo punto le tribù di Efraim e Manasse, cioè i due figli di Giuseppe, ritenevano che il loro territorio fosse insufficiente per il numero dei loro componenti, e allora Giosuè dice una cosa interessante. Dice, siamo nel capitolo 17, se sei un popolo numeroso, sali alla foresta e disboscala per te nel territorio dei Periziti e dei Refaim, dato che la zona montuosa di Efraim è troppo stretta per voi. Ecco, la cosa interessante, sapete qual è? Che questo disboscala è la traduzione del verbo bara. Ora, il verbo bara è quello che viene sempre interpretato, erroneamente tradotto, come creare, e ancor più erroneamente gli viene attribuito il significato di creare dal nulla. No, bara significava anche questo, perché bara significava sempre intervenire in una situazione già esistente per modificarla. Addirittura in questo caso, in questa opera di conquista e di colonizzazione
di piccoli fazzoletti di terra, il verbo bara significa disboscare, cioè liberare dagli alberi, dissodare e quindi rendere quel territorio agibile dal punto di vista dei coloni, cioè ci potevano costruire delle abitazioni e viverci. E quindi questo ci dà l'idea di che cosa si sia trattato in realtà, non di una grande guerra, perché ad esempio si parla dei cinque principati dei Filistei. Vi ho letto prima i nomi, erano cinque piccolissimi governatorati locali, che tra l'altro si trovano, lo vedete nelle cartine di Israele, a pochissimi chilometri l'uno dall'altro, quindi non erano dei principati così come non erano dei regni, grandi regni, il regno di Davide o di Salomone, che già più volte anche nel passato ho avuto modo di dire nelle conferenze, erano due piccoli governatorati locali. Quindi in realtà la storia va sempre letta e va sempre approfondita perché la scrivono sempre i vincitori. Quindi questo valeva per il passato e vale anche per il presente, anche per la storia a noi contemporanea. Ma la cosa che mi interessava farvi notare e che è importante dal punto di vista biblico, che è ovviamente la parte che mi interessa, è che in tutte queste vicende di battaglie e conquiste e di rapporti con gli Elohim ci sono una serie di ricorrenze e una serie di conferme. Ad esempio, abbiamo detto, appunto, ci sono questi cinque principati dei Filistei che ciascuno aveva il suo Elohim di riferimento, o magari, per esempio, anche Gaza si riferiva ad Agon perché anche in Gaza c'era un tempio dell'Elohim Dagon. Poi c'era appunto Israele che aveva il suo Elohim di riferimento e tutto questo ricorda le città-stato dei Sumeri, che sono state la prima forma vera di governo prima che si sviluppassero gli imperi, imperi che si sono sviluppati con le lotte di conquista che queste città-stato hanno man mano avviato, e queste città-stato avevano dei loro parlamentini, il che ci ricorda le città-stato della Grecia, cioè era una forma di governo, come dire, molto primitiva. Nel senso che quando queste comunità si riunivano in centri abitati che erano, diciamo, indipendenti l'uno dall'altro e che però si facevano guerra per conquistarsi reciprocamente e portarsi via dei territori. Ma dal punto di vista biblico, l'altra volta vi ho letto ciò che c'è scritto nella stele di Mesha e vi ho letto anche i verbali che sostanzialmente Giosuè faceva quando conquistava dei territori. E il parallelismo è stupefacente. Giosuè da un lato dice: ho conquistato quelle città e non ho lasciato in vita nessun vivente come mi ha ordinato Yahweh. Mesha, che era il re dei Moabiti, nella sua stele, scrive: ho conquistato queste città così come mi ha indicato il mio Elohim Kamosh. Dice anche il numero delle persone che ha ucciso, comprese quindi anche donne, bambini, esattamente come facevano gli israeliti, e anche questo mi ricorda un po' quello che drammaticamente avviene ancora oggi, cioè non c'è tutta questa grande differenza tra le vicende di 3000 anni fa e le vicende alle quali assistiamo ora nelle varie guerre, dove le vittime innocenti sono considerate un po' come degli effetti secondari, ma in realtà sono assolutamente drammatici. Ma la cosa che unisce e che serve da conferma è questa. Noi abbiamo la stele di Mesha, la stele è attribuita intorno all'840 a.C. Quindi abbiamo una documentazione storica di un re dei Moabiti che dice: io ho combattuto contro gli israeliti, li ho vinti, ho strappato loro queste città e ho votato le vittime al mio Elohim Kamosh. Il fatto è che Mesha è conosciuto dalla Bibbia, cioè Mesha è uno di quei personaggi storici che sono citati nella Bibbia. Quindi questo ha ulteriore riprova del fatto che la Bibbia è sostanzialmente un libro di storia, perché ci racconta eventi che trovano, come in questo caso, una rappresentazione speculare. Il modo in cui raccontano le conquiste rispettivamente fatte è assolutamente intercambiabile. Ma c'è un altro fatto che è ancora più importante dal punto di vista della conoscenza delle attitudini, oltre che della molteplicità degli Elohim. Io già nel video precedente dedicato a Gaza avevo citato Jefté. Jefté era uno dei giudici di Israele, cioè uno di quei personaggi che pro tempore hanno governato durante il periodo della conquista.
E l'ho citato perché lui discuteva con il suo corrispettivo comandante delle forze avverse e dice: le terre che il tuo Elohim ti ha dato, tu te le tieni, così come noi ci teniamo le terre che il nostro Elohim ci ha dato. Quindi già li metteva, l'avevo fatto notare, esattamente sullo stesso piano. E questo è importantissimo perché ci fa capire come la Bibbia parli di tanti Elohim, quindi Elohim sia il plurale, sia assolutamente giustificato, e come la Bibbia parli di Elohim che avevano le stesse attitudini, cioè anche le stesse esigenze, le stesse finalità e le stesse modalità operative. Ma Jefte fa di più. Così poi vediamo il collegamento con Mesha, con il Mesha biblico. Jefte ad un certo punto deve combattere una delle sue tante battaglie e non è sicuro di vincere. E allora che cosa fa? Siamo nel libro dei Giudici, nel capitolo 11, dove Jefte dice questo. Jefte fece voto al Signore, cioè a Yahweh, e disse: se tu consegni nelle mie mani gli ammoniti, chiunque uscirà per primo dalla porta di casa mia per venirmi incontro, quando tornerò vittorioso dagli ammoniti, sarà per Yahweh e io lo offrirò in olocausto. Cioè dice a Yahweh: se tu mi aiuti in questa battaglia contro gli ammoniti e mi fai tornare vittorioso, io faccio una cosa che ti piace tanto. Ti brucio la prima persona che mi viene incontro uscendo da casa mia. Lui vince contro gli ammoniti. La prima persona che gli viene incontro quando lui torna a casa è la sua figlia, non solo primogenita, ma unica figlia. Lui ovviamente le racconta qual è il voto che ha fatto a Yahweh, lei lo accetta, dice: lasciami solo il tempo di andare sui monti a piangere la mia verginità, e quando torna, cioè alla fine dei 2 mesi, tornò dal padre ed egli compì su di lei il voto che aveva fatto. Quindi, se Jefte promette a Yahweh, in cambio del suo aiuto, di bruciargli una persona, è perché Yahweh gradiva particolarmente quei doni. Altrimenti nessuno si sogna di fare un dono simile, soprattutto dicendo: ti brucio la prima persona che esce da casa mia. Quindi sapendo che sarebbe stato, con ogni probabilità, un suo familiare. Quindi questo ci dà l'idea veramente delle attitudini di questi Elohim, confermate da Mesha, perché la Bibbia conosce il re Mesha, il re dei Moabiti. Ne parla nel secondo libro dei re, gli viene dedicato in sostanza quasi un capitolo intero, sì, il capitolo 3, e quindi qui abbiamo una conferma, perché abbiamo la Bibbia che parla del re Mesha e l'archeologia ha trovato la stele del re Mesha. E quindi l'archeologia conferma il racconto biblico, ma c'è di più. Mesha, anche lui, deve combattere battaglie, l'abbiamo letto l'altra volta, ci fa anche il nome delle città, dei centri abitati che riesce a strappare agli israeliti, perché così gli ha ordinato il suo Elohim di nome Kamosh, ma ad un certo punto si trova in forte difficoltà, cioè si trova assediato. E allora che cosa fa? Ascoltate bene, siamo nel capitolo 3 del secondo libro dei re. Allora Mesha prese il figlio primogenito che doveva regnare dopo di lui e lo offrì in olocausto sulle mura, cioè lui prende il suo figlio primogenito e lo brucia al suo Elohim, esattamente come ha fatto Jefté con la sua primogenita che ha bruciato all'Elohim di nome Yahweh. Anche in questo caso, diciamo, questo atto evidentemente particolarmente gradito agli Elohim sortisce il suo effetto, si scatenò una grande ira contro gli israeliti che si allontanarono da lui e tornarono nella loro terra. Anche in questo caso lui chiede aiuto al suo Elohim, per chiedere aiuto gli fa un dono graditissimo, cioè gli brucia addirittura il suo figlio primogenito, e qui si dice che si scatenò una grande ira. In realtà il termine ebraico si presta a diverse interpretazioni e a diverse chiavi di lettura. Una di queste, per esempio, parla addirittura di una schiuma, non si capisce bene. Viene normalmente tradotto con ira, con rabbia, eccetera, però non si capisce bene. Comunque qualcosa si è scatenato contro gli israeliti che stavano per attaccare, stavano per vincere, contro il re Mesha,
E questi israeliti se ne vanno, sono costretti ad andarsene e ad abbandonare il combattimento. Quindi siamo all'interno di racconti che si confermano l'uno con l'altro. Abbiamo un personaggio storico citato dalla Bibbia e l'archeologia ha trovato una stele che quel personaggio storico ha fatto scrivere. Abbiamo i racconti delle battaglie scritti dagli autori biblici. E abbiamo un racconto assolutamente speculare, scritto esattamente nello stesso modo da un personaggio storico extra biblico, ma che è citato nella Bibbia. E abbiamo ancora una volta, per quanto riguarda tutte queste lotte che venivano combattute, il racconto, il ricordo di battaglie e quindi di assassini che venivano perpetrati continuamente anche contro anziani, donne e bambini per conquistare dei piccoli fazzoletti di terra. Osserviamo ciò che sta avvenendo adesso, è anche qui una vicenda assolutamente speculare, tra l'altro una parte di questa vicenda si svolge appunto nella striscia di Gaza, che è quella già ampiamente citata nella Bibbia. E quindi a me viene da chiedere, sempre facendo finta che, ma quando è che questi Elohim la smetteranno? E o lasceranno questa umanità in pace, oppure interverranno per metterla definitivamente in pace. Ciao e grazie.